Salve a tutti ragazzi e bentornati su QDSS.it, il nostro appuntamento settimanale con le news. Siete pronti ad una nuova carrellata di novità e cose interessanti? Che siete pronti o no, io comincio, quindi fate pace con questa cosa. Mettetevi comodi e cominciamo! Nuovo filmato per Far Cry 5, perché il cane è il miglior amico dell'uomo. Fuori un altro trailer di Ubisoft, che questa volta ritrae Boomer, il nostro aiutante a quattro zampe, intento a procurarci armi. Ancora una volta, l'azienda francese ci lascia a bocca aperta con una pubblicità a dir poco zuccherosa a pochi giorni dal lancio del gioco. E dunque proprio Boomer sarà uno dei possibili compagni di viaggio nella nostra avventura in Far Cry 5, che ci auguriamo non deluda le considerevoli aspettative che la maggior parte del pubblico ripone in questo titolo. Il gioco uscirà il 27 marzo e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Inoltre, ci è stata rivelata la lista dei trofei e obiettivi che conta ben 51 elementi. Il commovente video di addio ai baffi di Henry Cavill. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Henry Cavill annuncia ai propri fan di aver rasato via gli inconfondibili baffi che negli scorsi mesi non hanno mancato di scatenare qualche polemica. Nel corso del 2017, infatti, l'attore ha dovuto partecipare ad alcune riprese aggiuntive per il film Justice League, mentre era contrattualmente impegnato con Paramount a non tagliarsi i baffi, necessari per la sua interpretazione in Mission Impossible Fallout, costringendo Warner a rimuoverli digitalmente e suscitando per questo diverse reazioni da parte del pubblico. Ora che l'obbligo contrattuale è terminato, quindi, Cavill ha finalmente potuto liberarsi dei controversi peli facciali, approfittandone per dedicare loro un nostalgico video in memoria dei momenti passati insieme. Ricordiamo che l'uscita di Mission Impossible Fallout è prevista qui in Italia per il 30 agosto 2018, mentre Justice League è già disponibile per l'acquisto in Blu-ray e DVD. Nvidia mostra tutte le novità che ha in serbo al GDC 2018. Dopo le recenti novità annunciate da parte di Intel e di AMD per quanto riguarda le nuove CPU e GPU che sono in progettazione presso le relative aziende, ci si aspettava una risposta da parte di Nvidia in modo da controbattere alle concorrenti. Questa non è tardata ad arrivare, infatti al GDC 2018 è stato annunciato dalla casa statunitense Nvidia RTX una nuova tecnologia ray tracing che mette a disposizione il rendering di livello cinematografico in tempo reale. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, esso è il risultato di un lavoro di oltre 10 anni negli algoritmi per la computer grafica e nelle architetture delle GPU. Tutti i processori grafici basati su architettura volta potranno usufruire della ray tracing, al quale Nvidia ha lavorato assieme a Microsoft per consentire il pieno supporto di RTX alle applicazioni che usano la nuova API di Microsoft DirectX Ray Tracing, denominate in breve come DXR. Da tempo questa tecnica è considerata la migliore per la generazione di luci, riflessi ed ombre realistiche, assicurando un livello di qualità ben al di sopra di quello delle tradizionali tecniche di rendering. Il ray tracing in tempo reale ha pian piano preso il posto della maggior parte dei rivali nel rendering, rimanendo quindi il principale punto di riferimento quando si esige una certa qualità. Finora il ray tracing è stato relegato all'utilizzo nel pre-rendering all'interno delle produzioni cinematografiche, trovando poco spazio nei videogiochi per via delle esose richieste in termini computazionali. Il fatto che all'interno dei videogiochi infatti sia necessario mantenere un elevato numero di fotogrammi per secondo ne ha reso di fatto impossibile l'utilizzo. Nvidia ha annunciato agli sviluppatori che il Software Development Kit Nvidia Gameworks integrerà al suo interno un modulo Ray Tracing de Nuage, in modo che tutti possano utilizzarlo per i propri progetti. Per gli sviluppatori sarà molto più semplice integrare Nvidia Highlights nei propri prodotti, essendo stato quest'ultimo molto popolare tra i giocatori, che lo possono utilizzare per creare materiale utile alle condivisioni sui social network e così via. Highlights sarà infatti integrato all'interno sia dell'Unity che dell'Unreal Engine sotto forma di plugin. Oltre a ciò, Nvidia ha lanciato una galleria d'arte digitale dove gli utenti potranno caricare e condividere i migliori screen realizzati attraverso Nvidia Ansel, il quale, tra l'altro, dal prossimo 21 marzo sarà integrato all'interno di Star Wars Battlefront 2. L'ultima notizia riguarda invece GeForce Experience, che dalla versione 3.13.1 permetterà di salvare i video in formato GIF. È giunto anche questa volta il momento di salutarci. Le weekly news terminano qui e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ma fino a quel momento avete tutto il tempo del mondo per raggiungerci su QDSS.it e farvi una bella scorpacciata di notizie, recensioni e curiosità. Forza, venite a trovarci e alla prossima settimana!